Buongiorno e buon caffè. Qualche giorno fa è stata celebrata la festa dell'esaltazione della Santa Croce e nella liturgia ambrosiana è abbastanza comune leggere il famoso brano di Mosè che innalza il serpente nel deserto per proteggere gli israeliti dal morso dei serpenti velenosi che erano stati mandati nel campo degli israeliti appunto in seguito a una protesta immotivata. Quello che mi colpisce, che fa riflettere, perché sapete mi piace estrarre dalla scrittura delle riflessioni che poi servono per la vita, è come alla fine viene trovata la soluzione giusta a questo problema. Per meglio dire, come Dio la trova. Perché sarebbe banale, a questo punto ho mandato i serpenti, li riscaccio, no? Quindi risolvo il problema togliendo la causa che produce l'effetto indesiderato. No, il Signore fa qualcos'altro, dice innalza un serpente sopra un'asta, tutti coloro che saranno morsi e che guarderanno il serpente vivranno, saranno salvi. Quindi non c'è una soluzione al problema che comporta la rimozione della causa, ma c'è una soluzione con qualcosa di più grande che poi alla fine diventa anche un segno per qualcosa di più grande ancora. Quanto abbiamo da imparare da questo? Quanto abbiamo da imparare da questo su più piani? Innanzitutto, se volete, su un piano divino, cioè la modalità con la quale Dio risolve i problemi, che non è esattamente la nostra. Ma lasciamo da parte anche questo, lo lascio alla riflessione personale, ma anche sul nostro modo di risolvere i problemi, sul nostro modo di agire. Ci limitiamo ad intervenire sulla causa o cerchiamo una soluzione che sia più grande ancora? Sto pensando ad esempio a una discussione fatta con alcuni amici tempo fa sulla famosa finestra di Hoover, sulla quale non si sa, non c'è ancora traccia di come si possa invertire il senso una volta che abbiamo abbassato l'asticella. Beh, forse qui c'è una soluzione. Che cosa facciamo invece per innalzare la soluzione, per renderla maggiore? Onestamente non ho una ricetta, evidentemente, ma mi sembrava talmente stimolante questo spunto colto che ve l'ho riproposto e aspetto i vostri consigli. Buongiorno e buon caffè!